La giornata tipo di un gestore azionario inizia in primo luogo con la raccolta di informazioni che riguardano sia le evoluzioni della situazione politica che di quella economica, in particolare a livello economico tutte le notizie riguardanti le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse, sugli acquisti di obbligazioni sovrane dei singoli stati. A livello politico tutte le notizie riguardanti le decisioni dei singoli paesi che possono riguardare o l'economia in generale, come nuove tasse, nuove decisioni di spesa, oppure regolamentazioni di singoli settori, come può essere quello televisivo, quello delle infrastrutture e così via. In questo momento ancora più importante, quelle che sono le attese, i sondaggi, le attese a livello di opinione pubblica per esempio le elezioni americane che si terranno a novembre e il referendum costituzionale italiano. Dopo questo aspetto viene quello che è ancora più importante per chi si occupa di azioni italiane e europee, come nel mio caso, che è quello di raccogliere informazioni relative alle singole società quotate, quindi informazioni relative ai dati trimestrali, semestrali, annuali che vengono pubblicati, a quelli che sono i nuovi piani industriali, i nuovi budget, il lancio di nuovi prodotti, anche in questo caso nuove normative degli stati che possono interessare singole società o singoli settori. Poi più in particolare, questo secondo me è anche uno degli aspetti più interessanti del nostro lavoro, quello di avere contatti diretti con le società stesse, in particolare organizzando incontri con la singola società, con il management della società, amministratore delegato, direttore amministrativo, per verificare come sta andando la società, quindi se sta rispettando quelli che sono gli obiettivi, se emergono nuove opportunità oppure nuove problematiche, e vedere appunto quanto l'andamento della società può favorire un apprezzamento del titolo della stessa oppure creare dei problemi andando avanti. Oltre a questi incontri diretti, spesso le banche d'affari organizzano incontri, diciamo così, tematici, magari sul settore finanziario piuttosto che su quello delle infrastrutture, su quello industriale, e in questo caso è un'ottima occasione per incontrare nella stessa giornata più società e quindi anche in questo caso avere informazioni molto interessanti sul loro andamento. Inoltre anche Borsa Italiana organizza due volte all'anno degli incontri sulle società quotate allo Star, in cui anche in questo caso c'è l'opportunità per gli investitori di incontrare numerose società e quindi di vedere società su cui si è già investito oppure società che si conosce meno, su cui si pensa ci sia qualche nuova opportunità di investimento, e quindi anche in questo caso avere informazioni utili per le decisioni di investimento. L'ultimo aspetto riguarda poi il contatto con gli analisti delle varie banche d'affari che seguono determinati settori e determinati titoli. In questo caso, infatti, loro sono specializzati sui singoli settori o singoli titoli, come dicevamo in precedenza, e quindi possono darci informazioni importanti sulla società, su come va all'interno del suo settore, anche quindi al di fuori dell'Europa, su come va il settore a livello globale, a livello di mercato americano, e quindi aiutarci nelle decisioni di investimento. Fatto ciò, si passa a quella che è la costruzione del portafoglio, quindi alla decisione di quali titoli inserire nel portafoglio, di quali settori privilegiare, e quindi arrivare a quella che è poi la costruzione del patrimonio del fondo, che viene costruito e modificato costantemente a seconda di quelle che sono le evoluzioni che possono riguardare o il quadro macro generale, come dicevamo in precedenza, oppure le notizie riguardanti le singole società. Dunque, le qualità che deve possedere un buon gestore professionale di patrimoni sono sicuramente un'ottima competenza tecnica per conoscere i mercati su cui si opera, quindi tecnicamente anche come funzionano i singoli mercati, poi conoscere i singoli titoli, conoscere quindi le società e così via. Però un altro aspetto molto importante è quello, diciamo così, fra virgolette psicologico, nel senso che comunque visto che operiamo sempre più in mercati volatili, con forti escursioni di prezzo, influenzati da variabili anche non solo macroeconomiche, ma a volte anche esterne, si veda per esempio le tensioni geopolitiche, il terrorismo, anche la capacità
di essere, diciamo così, di non farsi prendere dal nervosismo e di essere sempre in grado di gestire le situazioni, quindi da non farsi mai trasportare troppo dall'euforia dei mercati da un lato e dall'altro lato magari dalla negatività quando ci sono eventi che portano a discese magari molto veloci dei mercati stessi, quindi a vedere un po' tutte le situazioni più dal punto di vista delle opportunità che ci sono o dall'altro lato dei rischi che devono essere monitorati e quindi essere in grado di tenere molto sotto controllo la tensione e a volte di approfittare magari di quelli che possono essere gli eccessi dei mercati in una direzione o nell'altra e non invece farsi tirare dall'inseguire questi eccessi e quindi magari vendere sull'onda del pessimismo oppure comprare inseguendo un'euforia esagerata. Dunque, per un investitore, diciamo così, fai da te privato, non è facilissimo acquisire tutte le informazioni necessarie proprio perché la mole di informazioni è molto elevata e riguarda sia gli aspetti generali, quindi macroeconomici, politici, sia, e questo è ancora più difficile, gli aspetti riguardanti le singole società, i singoli settori di attività delle società stesse. In un certo senso l'investitore privato dovrebbe aggiornarsi costantemente, quindi tramite riviste specializzate, cercando quindi di essere sempre aggiornato su quelle che sono un po' le evoluzioni generali dei mercati e delle società che intende seguire. Tuttavia, come dicevamo, questo spesso è difficile, sia perché il tempo richiesto è molto, le informazioni sono moltissime, e anche perché in generale, soprattutto con riferimento alla situazione dell'informazione in Italia, non sempre il livello di informazione fornito è il migliore possibile per l'investitore privato. Per esempio, molto spesso con riferimento alle singole società si tende a commentare i dati di bilancio trimestrali oppure annuali commentando molto quello che è la situazione passata, diciamo così, quindi il trimestre trascorso, seguendo un po' quelle che sono i comunicati ufficiali delle aziende. Invece per le decisioni di investimento sono molto più importanti le prospettive future, quindi il fatto che si sia chiuso un bilancio record a volte non significa che è un buon momento per investire, ma anzi può essere proprio un record prima che ci sia un po' un'inversione di tendenza, quindi che le vendite, per dire, oppure i margini iniziano a rallentare. E spesso l'informazione anche sui giornali specializzati non aiuta l'investitore. A volte ci sono articoli più approfonditi anche sulle prospettive future, anche sulle valutazioni delle aziende, però non sono così frequenti, perché è sempre da ricordare che al di là che un'azienda vada bene o male, poi la decisione di investimento deve essere molto legata anche alla valutazione dell'azienda stessa, se la valutazione è troppo elevata, quindi l'azienda è cara, oppure se può essere interessante. Quindi, diciamo così, anche con buona volontà e tempo a disposizione, non sempre è facile riuscire a focalizzarsi su tutte le informazioni corrette per effettuare un investimento, diciamo così, il più informato possibile. Inoltre, un ultimo aspetto che farei notare è che spesso a livello di informazione si tende un po' ad arrivare in ritardo, nel senso magari a enfatizzare problemi oppure dall'altro lato settori, mercati che sono andati molto bene negli anni passati, non so, per dire, magari parlare del settore petrolifero quando il prezzo del petrolio è ai massimi da 5-6 anni, invogliando così magari l'investitore a seguire delle tendenze o addirittura magari delle mode quando a volte è tardi, nel senso che ormai si è arrivati magari a livelli di valutazione troppo elevati o a vere e proprie bolle. Adesso è passato del tempo, ma per esempio, come è successo nel 2000, quando c'è stata proprio la bolla dei titoli internet, i giornali hanno iniziato a parlarne tantissimo quando si era veramente su valutazioni, in questo caso fra virgolette da bolla, e quindi invogliando molti investitori a comprare titoli che erano veramente sopravvalutati. Quindi anche in questo caso bisogna stare molto attenti alle informazioni che si trovano e soprattutto alla loro completezza, che non sempre è facile da realizzare.